Maniglia. Onestamente non ho un motivo ben preciso su questa scelta se non generatore casuale di parole. E con questa bellissima premessa c'è qui Anto a darvi il benvenuto, bentornato su Parole, Parole, Parole. Dicevamo maniglia. L'ho trovata sicuramente interessante e complicata perché, non nascondiamolo, sarebbe stato molto più semplice partire dalla parola porta, magari, collegandola al concetto di nuovo inizio o qualsiasi altra cosa. Invece no, ci tocca maniglia e da questo partiamo. Alla fine non ci è andata neanche troppo male, perché se ci pensate, ognuno di noi ha un'esperienza diretta con la maniglia. Eppure, per accorgerci della sua esistenza, deve avere delle decorazioni particolari, un colore più acceso rispetto a quello della porta. In mancanza di questi dettagli, la presenza della maniglia ci sfugge, perché ormai è profondamente legata alla nostra quotidianità. Per tornare alla porta di prima, che può, in senso letterale o metaforico, essere chiusa, aperta, socchiusa, serrata, tutto ciò richiede una gestualità delegata alla mano, che guarda caso è il riferimento della maniglia. Maniglia che a questo punto diventa primo approccio della scelta che si sta per compiere. Ed è proprio basandomi su questa parola, scelta, che ho organizzato l'episodio. Per tornare poi a questo primo approccio della maniglia, è un approccio particolare perché se ci pensate, una volta afferrata, non è detto che l'azione debba essere compiuta subito. Possiamo anche rifletterci su per qualche secondo, ad esempio, prima di completare il gesto, aprire, chiudere, socchiudere e via dicendo la porta. Possiamo quindi usare la maniglia come metafora di libertà decisionale? Facciamo che per oggi, per questi 10 minuti di podcast, mi passate questo paragone. E iniziamo così a girare intorno a questo paragone, a questa metafora, partendo dalla legge del 22 maggio 1978, più semplicemente conosciuta come legge 194. Porta il titolo di Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Ora, senza stare ad analizzare tutti i 22 articoli che la compongono, perché altrimenti servirebbe un podcast a parte, soffermiamoci sul titolo che contiene una parola fondamentale: interruzione volontaria. La Treccani ci dice che volontario deriva dal latino voluntarius, derivato a sua volta da voluntatis, volontà, ma questo poco ci interessa perché non è un podcast di filologia. Volontario indica della volontà che dipende dalla volontà che è fatto secondo volontà. Possiamo quindi dedurre che nelle parole volontà, volontario, sia insito anche il sacrosanto concetto di libertà che, sempre secondo la gentilissima Treccani, significa facoltà di pensare, di operare, scegliere a proprio talento in modo autonomo, cioè in termini filosofici quella facoltà che è presupposto trascendentale della possibilità e della libertà del volere, eccetera, eccetera. Ora, collegandomi a queste righe che ho letto, vorrei concludere la parte noiosa ma essenziale per il filo conduttore dell'episodio, della citazione di documenti, concludendola appunto leggendo l'articolo 21 della nostra Costituzione, che recita: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". In merito a ciò, dopo questo focus di diritto, direi che una pausina canzone ce la siamo proprio meritata. Spiegherò dopo perché la scelta è ricaduta proprio su Whisky di Benedettucci. Tanto, perché questa canzone? Ho nominato la libertà di espressione non a caso, e la canzone tanto meno, perché non sono stati due che vanno a braccio ad approfittarsi di questo diritto di esprimersi, ma un po' di più, per l'esattezza sette, intorno al tavolo di porta a porta a parlare di aborto. Torniamo così alla legge 194, citata prima, che viene qui discussa da uomini che parlano di consultori, diritti, libertà, autodeterminazione femminile. L'ho trovato coraggioso, per non dire squallido, visto che da uomini non sanno di che cosa si stia parlando. Oppure sbaglio io e si tratta di argomenti prettamente maschili, ma non mi pare. Attenzione, non è un attacco al sesso opposto, ma a chi ha effettuato questa scelta. E a questo gruppetto si aggiunge anche, incoronata boccia, vice direttrice del TG1, che a suon di "l'aborto è un delitto, non un diritto", paragona il gesto alla guerra. Audace. Lungi da me giudicare il pensiero di altri. O forse sì in questo caso, ma il mio parere è cosa diversa. Tu, persona X,
Puoi, secondo Costituzione italiana, esprimere liberamente il tuo parere, purché resti tale e non generi danno di alcun tipo ad altri, o in questo caso altre. E fare terrorismo psicologico in una TV pubblica non l'ho trovato proprio corretto. Vorrei poi sottolineare che c'è una grande differenza tra diritti e doveri dei cittadini, e il diritto all'aborto non ti obbliga ad abortire, se sei contraria semplicemente non farlo. La Francia questo l'ha capito e in questo mondo che è uno straccio per seguire il testo della canzone ha dato un po' di speranza inserendo il diritto all'aborto nella loro Costituzione. Chapeau per questo bel primato. Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Le parole di Franco Battiato in Povera Patria si collegano perfettamente alla seconda parte dell'articolo 21 che ho volutamente scelto di trattare in un secondo momento, ovvero la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. In vista del 25 aprile, Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere un suo monologo in una trasmissione RAI. Qualche giorno fa viene annullata l'ospitata, con spiegazioni poco chiare, facendo riferimento a fattori economici. Il caso è portato a galla dalla giornalista Rai Serena Bortone, che avrebbe dovuto ospitare Scurati. Per darvi un po' un anticipo musicale di come ha agito la Bortone, vi lascio ascoltare prima di Willy Peyote. Se vuole le mie regole, invento il mio genere, pure se firmo resto indipendente. Avessi voluto ascoltare e parlare la gente, stavo fottuto col sento. Va così, versatilità, originalità, vuoi la verità? Tanto va così. Lotte civiltà, diritti e libertà, vuoi la verità, tanto va così. E Serena Bortone ha proprio deciso di urlarla questa verità, ottenendo da Antonio Scurati il permesso di leggere il suo monologo. Proprio con il suo cosa che adesso farò, ha scelto di far vincere democrazia, costituzione e il giornalismo, quello vero. Quella di oggi è stata una puntata densa, complessa, e in vista della giornata del 25 aprile consiglio di non sottovalutarla la libertà, perché è un bene prezioso quanto raro di questi tempi. Libertà, come abbiamo detto, non solo di espressione, ma anche decisionale. E in previsione delle elezioni europee di giugno, scegliete di dire la vostra, perché scegliere di non dire nulla è comunque una scelta. Destra o sinistra che sia, approfittate del vostro diritto di esprimere un voto, personale, uguale, libero e segreto. Nel ringraziarvi dell'ascolto e della fiducia datami nel parlare di maniglie, come suggerisce il titolo, chiudo con un'ultima canzone, ovvero Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber. Mi scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia.